Dopo 2 anni di pausa è ritornata a Duciano Montefusco la tradizionale Sagra di San Domenico, promossa dal gruppo culturale Aracne. Ad ispirare il tema di quest'anno, pane mediterraneo, sono state le tre spighe dello stemma del borgo, frazione di Manduria. Ed è stato proprio lo storico e tradizionale rito della benedizione del pane che ha dato il via alla festa. Non la solita sagra di paese che attira pubblico solo per le degustazioni, ma un percorso fatto di diverse tappe per riscoprire, attraverso la convivialità, il senso di comunità e i valori autentici che contribuiscono a farla crescere. Accanto al gruppo culturale Aracne, che da decenni infonde cultura e amore per le tradizioni, si sono poste immediatamente le associazioni, naturalmente a sud, Pro Loco, Cooperativa Spirito Salentino, Associazione App, con il contributo del comune di Manduria, che ha fatto da collante. La comunità di Uggiano si è raccontata in un docufilm, Le parole infarinate, che rappresenta l'amore per la terra, il grano, i suoi prodotti, alla base del sostentamento delle popolazioni del Mediterraneo. Dai luoghi, vigneti, uliveti, ma anche il cuore del paese, Piazza Castello, le strade, la chiesa, la fontana, il forno, ai sapori, pare quasi di sentire la fragranza del pane appena sfornato, le friselle, cibo della tradizione culinaria contadina pugliese, il sapore della pasta fresca o delle pettole, quasi sempre in concomitanza di un momento di festa. Poi quei luoghi, apparsi nel cortometraggio, sono stati al centro della passeggiata di comunità con una guida speciale, Angela Greco, che ha accompagnato i visitatori alla scoperta di questi angoli suggestivi del paese, ma anche dei tesori del piccolo Museo delle Cose Perdute, viaggio nel tempo per ritrovare oggetti carichi di memoria, legati alla comunità contadina, per vivere l'autenticità di Uggiano Montefusco. Una festa veramente partecipata, veramente riuscita, autentica, un'esplosione di autenticità, di riconoscibilità ed è quello che volevamo portare, ma soprattutto un grande lavoro di squadra e quindi ho voluto che fossero qui le vere protagoniste di questa avventura, che sono innanzitutto la vicepresidente di Aracne, che hanno proposto l'iniziativa, naturalmente a sud con la vicepresidente Floriana Guida, Pro Loco che ha collaborato, Enza, la nostra medico, la nostra attrice che si è spesa per il docufilm e Angela Greco di Spirito Salentino che ha organizzato la passeggiata di comunità. Ecco, questo è lo spirito di una comunità, questo è lo spirito che abbiamo messo in campo e il risultato raccolto stasera in termini di presenze, soprattutto in termini di accoglienza e di calore è dovuto a queste meravigliose donne. E naturalmente tra un mercatino del cestaio di Antimo Calò, le esposizioni di Arti Gian Tour, il laboratorio per imparare a fare le pizzarieddi, allo show cooking per scoprire un modo di realizzare la focaccia rustica, non potevano mancare i banchetti delle degustazioni. Tutto accompagnato dalla musica itinerante del gruppo di pizzica Gli Scarcagnuli di Francavilla Fontana. Dopo tanti anni siamo riusciti a ripresentarla grazie all'entusiasmo di diverse associazioni e soprattutto dell'assessora De Marco che ha fortemente voluto supportarci in questo. Sì, sicuramente. Questa comunità si sta muovendo abbastanza bene. Questa è solo una delle tante iniziative che sta mettendo in atto. Sì, sicuramente. Uggiano ha bisogno, ma crede soprattutto di poter uscire fuori dai confini. Per cui riteniamo di poter puntare anche alla valorizzazione turistica, culturale, oltre che ovviamente sociale. E quindi speriamo, ecco, che questo sia un inizio per far uscire fuori dai confini il nostro piccolo borgo. A chiudere la serata il concerto della formazione musicale Flamenco del Mar, occasione di incontro e contaminazione tra due culture, quella salentina e quella spagnola.